Buonasera. Buonasera. Buonasera mister. È dispiaciuto, no, che la Roma abbia messo questo ardore, questa voglia negli ultimi 5 minuti. Una partita che era molto importante. Tra l'altro in tutto l'arco della partita ci sono stati dei passaggi, degli errori anche al secondo gol, un errore di Fazio in ripartenza. E che cosa secondo lei ti penso? Tra l'altro quel finale mi fa pensare che forse anche nell'altra partita la Roma aveva ancora fiato, ci poteva mettere qualcosa anche prima, poteva accadere ciò. Allora, abbiamo sbagliato questi fraseggi. Questo inizio dell'azione, siamo stati lenti nel far partire la palla. Palla viaggiava troppo piano, un po' intimoriti da questa loro presenza addosso al nostro tentativo di giocare la palla, e loro ce l'hanno riconquistata giustamente, poi invece l'hanno fatta girare con velocità e con qualità, e siamo stati costretti a rincorrere per un'ora di gioco. Quando ci siamo liberati da questo timore, abbiamo preso il coraggio, abbiamo provato a fare qualche giocata in ricerca della tre quarti, dell'estro, dell'intuizione della giocata, proprio a anticipare quelli che erano i loro comportamenti, ci abbiamo provato con quel vantaggio che doveva essere così anche dall'inizio, che però non abbiamo fatto. E per un'ora abbiamo corso e loro hanno giocato a calcio, e poi nell'ultima mezz'ora, al contrario, dove si sono create delle situazioni che la partita poteva essere pareggiata. Abbiamo commesso qualche errore in questo loro fare possesso palla di posizionamento, ci hanno trovato dei buchi anche abbastanza difficili da capire, poi perché si erano creati, ecco, anche quello del gol, insomma. Però è successo, e sono cose che quando poi non riesci a gestire la partita, come si dice spesso, non sei tranquillo nelle scelte che fai, poi le cose le fanno gli altri, e siccome questi altri le fanno bene, ci hanno trovato il vantaggio. La difesa che aveva trovato una sistemazione ottimale con l'impiego a tre, e che però ha preso 5 gol nelle ultime due partite qui all'Olimpico, in qualche modo c'è un calo di forma, di tensione, di attenzione da parte dei difensori, e poi soprattutto Fazio, che è stato, diciamo, quello che è stata la vera sorpresa in questa difesa in tutta la stagione, in queste ultime due partite ha commesso degli errori, tra l'altro l'hai anche sostituito, passa un momento di difficoltà questo giocatore? No, c'è un pochettino di tutto, e soprattutto c'è questa lentezza nel far girare palla, perché quella è un po' la chiave del successo in funzione di una squadra che deve costringere gli altri ogni tanto anche a difendersi. Ecco, l'inizio dell'azione diventa fondamentale, quando poi diciamo che il portiere che sa giocare la palla con i piedi è un aiuto importante. Loro oggi, come hanno sempre fatto, ti vengono a pressare, a volte accettano anche l'uomo contro l'uomo, oppure cercano di risucchiarti con questa salita dei centrocampisti, della difesa ai tuoi centrocampisti, cioè di appiattire quella distanza lì. Se la riporti sempre sul portiere, poi c'hanno vantaggio. Noi abbiamo fatto spesso così, quando abbiamo forzato la giocata l'abbiamo persa, e non abbiamo avuto né qualità né grande coraggio di provare a farlo. Per cui c'è da fare meglio, soprattutto questo potrebbe essere uno di quegli argomenti da portare avanti nella discussione. Sarà, senza potrebbe essere, dove se ne parla e dove c'è da far meglio la prossima volta. Per oggi abbiamo fatto così. E il secondo tempo, quando poi con
si diceva, quando ci siamo un po' liberati, perché lo dovevamo fare per forza, perché il risultato era quello lì, poi l'abbiamo fatto e abbiamo avuto anche più successo. Ecco. Buonasera, volevo chiederle, dato che in settimana lei ha parlato di percentuali di qualificazione tra la Roma e la Lazio in Coppa Italia, a questo punto qual è la percentuale per il secondo posto tra Roma e Napoli, secondo lei? Percentuale in base a quelle che sono le differenze che ci sono adesso, che è ridotta, secondo me potrebbe essere 60-40, 55-45, però poi è una distanza di una partita, perché una distanza di una partita non è una differenza enorme, però c'è e ha un valore, insomma. Sono d'accordo con lei, credo che a lei piace di più, mi va bene. Se non lo sa, nemmeno io. Mister, dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia, in molti hanno parlato di una squadra stanca, però una squadra stanca non chiude crescendo la partita come ha fatto oggi. Vista questa situazione che si è creata invece nella gara odierna, come si spiega il calo di intensità in alcuni frangenti della gara sia mercoledì che oggi? Prima di tutto che non è stanca e poi che in alcuni momenti abbiamo giocato male la palla, in alcuni momenti abbiamo accorciato male, in alcuni momenti ci siamo ammucchiati come oggi, vedi sul primo gol che siamo andati a chiudere troppo in zona palla e abbiamo lasciato quel buco lì dove poi Mertens è stato bravo a riceverci questo passaggio filtrante. Un po' di cose in base a quello che succede, in base all'evidenza, in base a quella che deve essere una corretta analisi e di conseguenza un modo di allenarsi per riuscire a rimigliorarla subito, insomma, ecco, dove tu hai fatto gli errori deve essere poi lo scopo per creare l'allenamento dopo, perché non risuccede. Facciamo l'ultima, certo. Buonasera Luciano, volevo sapere se il messaggio, perché magari si possono intrecciare due argomenti dal punto di vista psicologico e quello tattico, finora ha parlato di un problema tattico, il messaggio alla squadra di giocare con quattro difensori centrali può avere avuto delle conseguenze magari nell'inizio azione meno spregiudicato, quindi con delle conseguenze anche dal punto di vista tattico e soprattutto sulla preoccupazione della squadra? Questo potrebbe essere una domanda dove lei ci mette del suo, perché io gli dico, l'altra sera quando abbiamo giocato a Milano Juan Jesus faceva il quinto di fascia e perché lì gli è andato bene e stasera da quarto no? Che discorsi sono sempre se tu vinci ti ho fatto bene, se tu perdi ti ho fatto male. No, ogni partita va stata assieme. Una storia a sé, Juan Jesus stasera ha fatto il terzo centrale in fase di possesso, Rudiger faceva quello un po' più avanti, perché un po' più avanti? Per far correre un po' di più Insigne, perché Insigne può andare a chiudere là, anche se lui ci arriva e poi la palla ci viene gettata nella palla lanciata, questa palla aerea dal centrale a trovare il quinto, Rudiger ha vantaggio a dargli seguito, intanto lui è tornato lì e lì con lui e riparte con lui senza lasciarlo la metà strada dove poi crei quella situazione che tu pensi ti dia vantaggio anche se poi non tu concretizzi niente, però da quest'altra parte era Shaarawy che veniva a prendere palla di parte, era la stessa partita grosso modo, faccio per dire, a sinistra c'era Perotti, la partita dell'andata, oggi c'era Shaarawy. Perché laggiù c'era Florenzi, stasera c'era Rudiger, dove loro poi avevano preso qualche vantaggio con i tre attaccanti nel 3 contro 3, nella partita laggiù si fu bravissimi, però qualche vantaggio ce lo presero. Stasera tu hai Rudiger che può fare benissimo il quarto difensore perché in nazionale gioca quarto di destra spesso anche. Per cui se poi stasera vi va di dire che è un centrale Rudiger, che è un centrale
ma Jesus va bene e riavete ragione voi, perché quando perdo è sempre così. Sì, è così. Si ragiona. No, ma l'altra sera Perez e Salah furono forse quelli più contestati, se si guarda anche sui giornali, si poteva scegliere diversamente. È vero, stasera hanno giocato, perché non l'hai fatto entrare prima? È vero, funziona così, è un po' un guardare delle situazioni, un po' uno scegliere, e quando poi tu scegli il risultato va male, è giusto che ho scelto male, non ci posso fare niente, cercherò di stare più attento la prossima volta. Posto? Grazie. L'arbitro, bravo.